Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro amico Lipe2200, siamo qui a Coraggio su Gaypulse. Ragazzi, prima di iniziare voglio chiedervi sinceramente scusa, ma non riesco a capire come mai. Se voglio fare un video con Fraps su Gaypulse, non mi dà la registrazione nulla. Prima di iniziare voglio farvi vedere un po' la nostra città. C'ho il Senato a livello, non sono andato un po' avanti perché c'erano un po' di parti noiose, non ve le ho fatte vedere. Siamo andati avanti, abbiamo la fattoria a livello 11, il Senato a livello 9, abbiamo qua l'Accademia che ci serve per fare le ricerche. Ho fatto solo la ricerca per quanto riguarda i frombolieri, forse farò. Mi sa che mi metterò a fare anche quella degli arcieri per poi sbloccare tutti. Poi vabbè, abbiamo l'Accademia a livello 5, abbiamo qua molti favori della Dea a disposizione, abbiamo 347, 347 favori da utilizzare nei confronti della Dea Era. Poi come esercito abbiamo 66 spadaccini, 20 frombolieri, 32 plitti, 18 carri da guerra e 51 messaggeri divini, molti dei quali li ho guadagnati facendo le missioni. Per fare una missione sulla vostra isola vi apparirà, come in questo caso mi è apparso questo qua, ci sarà scritto vedi i dettagli missioni, ci sarà scritto intriga al comando, e in questo caso due commercianti ti credono. Tu entrambi sono agitati e litigano per il tuo consiglio, chi li aiutali? Allora, qua abbiamo da scegliere se aiutare il commerciante d'armi o se aiutare il coniatore di monete. A me interessa questa qua sfida. La tua produzione d'argento è diminuita del 30%! Minchia! E colpo! Poi una cosa che devo fare è mettere a sega. Allora, costruire una caverna, però per costruire una caverna mi serve il Senato a livello 10 da tankete. Poi occorre magazzino a livello 7. Magazzino 6, 7, 6. E poi ci serve. Mi serve. Vabbè, dovrebbe bastare se non sbaglio. La caverna. Mercato livello 4. Magazzino livello 7, mercato livello 4. Ah sì, ho fatto il mercato. Questo qua è il mio mercato, vabbè, a livello 1. Qua ci sono tutto quello che vuole il popolo, diciamo, tutti i giocatori. Ci sono un paio di offerte in tutto il globo, diciamo. Qua chiedono 1500, offrono 1500 cose di legna, però vogliono 1500 monete. Offerta 500 cose, 1000, 1500, 500, 1000. Vediamo un po' cosa hanno da offrire. 500.000, tu sei un puttano, tu anche. 500. Ma dai, ma figa, ma siete cari come la fame. Cioè, 833 cose di legno, la fate pagare 250 monete d'oro, 2500 monete d'oro, manculatevi. Allora, il mercato funziona così praticamente. Qua ci sono le offerte, le richieste. Allora, noi creiamo un'offerta. Noi offriamo tutti. Tempo di consegna massima. Ok, richiesta, chiediamo 1500. Ok, noi offriamo 500 monete, no, 500 sì, ciocchi di legna facciamo, e richiediamo 1000 monete, anzi, alziamo un po'. Ok, va bene, quindi noi in cambio diamo 864 ciocchi e chiediamo 1000 monete. Facciamo la nostra che offerta e l'offerta è stata creata. Se andiamo nelle offerte proprie, c'è scritto.
E può darsi che qualche giocatore ce la comprerà, quando ce la comprerà ci verranno dati i soldi e gli altri riceveranno la nostra merce. La merce è già stata messa in vendita, dobbiamo solo aspettare che qualche giocatore faccia qualche offerta. Poi, di villaggi rurali ne ho conquistati 5, perché mi chiedo una missione, ne abbiamo uno qua. Qua e 4 qua. Vediamo se c'è ancora qualche villaggetto che magari possiamo prendere, vediamo. 100 arcieri. No, ok, nulla rischio. Poi vediamo un po'. Se io voglio, un'unità tipo un'arpia, occorre tempio livello 5. Allora, per avere il tempio livello 5, tempio livello 3, 399-570. Va bene. Faremo prossimamente altre unità mitiche come l'arpia. E vedremo poi i costi. Bene ragazzi, no aspettate, bene un attimo. Qua come funzionano tutti. Cosa sta facendo? La fattoria mi va bene così. Le mie unità stanno a posto. Direi che, però, direi che, ci vediamo. Domani, molto probabilmente. Ah, qua c'ho in basso a destra. C'ho delle medaglie. No, adesso le faccio vedere alcune di quelle che ho fatto. Hai perso. Vabbè, sfortunato che praticamente ho perso 50 unità nei villaggi rurali nelle battaglie. Ma è normale. Esercito leggendario, ho creato 50 unità mitiche. E il signore aggressivo è completato 10 missioni nell'isola in modo deprecabile. Vabbè, quello che è. Noi ci rivedremo domani, molto probabilmente, su Call of Duty Slap Ops 2, che incastreremo un nostro amico. Bene ragazzi, votate e commentate e al prossimo video. Ciao!